Eccoci di nuovo insieme. Avevamo terminato il primo tempo su quella tastiera di comando a cui si alternano le principali, quelle che le cinque principali emozioni che il capolavoro di Disney ci ha proposto. Possiamo aggiungere a quelle cinque ancora il concetto di sorpresa, che è molto interessante ed era insito nel primo momento in cui appare Gioia, quando guarda dagli occhi della bimba e ha questo moto di sorpresa. La sorpresa ovviamente ha il grande valore della positività, laddove vede qualcosa di piacevole, ha invece il collegamento con la negatività, quindi la tristezza o la paura, quando vede qualcosa che la spaventa. La sorpresa, ovviamente, e lo ripeto ancora, come tutte le emozioni, ha due versanti, un versante positivo, un versante, non positivo o addirittura negativo. Tra le emozioni, che oggi noi citiamo c'è la felicità. Di fatto la felicità, e lo avete visto, è più una composizione che una vera e propria emozione, nel senso che è una composizione di gioia e contentezza. Quindi gioia, che è quella che voi avete visto, quella con i capelli azzurri, il vestitino giallo e questi occhi bellissimi, molto, molto vivaci, molto. Ecco, gioia è la rappresentazione più intensa ed immediata. La contentezza è la stabilizzazione di questa gioia. La felicità è un concetto molto nuovo. In effetti fa di nuovo un po' parte, qualche studioso la chiama il virus della felicità, perché ha intriso un po' tutto, no? Anche gli organi di stampa, anche. No, non c'è dubbio che diciamo, gli organi di stampa, vorrei tornare un attimo sul concetto di sorpresa che tu hai Sì. citato perché è uno degli elementi che sta Bravo. alla base del nostro lavoro e anche, quindi la sorpresa e la curiosità sono uno degli Ecco, elementi, infatti, però curioso. è vero quello che tu dicevi e cioè che i mezzi di informazione tutti, quali più, quali meno, in particolare direi quelli televisivi, però hanno tendono a dare della vita in questo periodo, in questo lasso di tempo, di alcuni anni a questa parte, insomma, una visione che è un po' strabica, se posso usare questa espressione. Cioè, noi abbiamo rappresentazioni di situazioni assolutamente drammatiche, tragiche, penso alle guerre, penso al fenomeno dell'immigrazione che avviene in quel modo rischioso E la attraverso il sofferenza. mare, la sofferenza, esatto, delle persone, eccetera. E dall'altra l'iperbole della presunta felicità, cioè il fatto di divertirsi, di avere a disposizione tantissime cose che i nostri, semplicemente la generazione dei nostri padri, certamente quella dei nostri nonni, non aveva a disposizione. Però è una felicità che appunto è molto fondata su ciò che puoi avere, più che quello che puoi, adesso non per fare la dicotomia fra avere e essere, ma insomma, quindi l'auto che è molto elegante, sportiva, performante, il bel vestito, la bella vacanza, eccetera. Diciamo che la rappresentazione di questo tipo di felicità è molto presente sui mezzi di informazione. Ed è anche molto presente nel vissuto degli individui, Per forza di perché cose, poi diciamo. è incredibile questo dialogo assoluto tra vissuto degli individui che poi si socializza, mezzi di comunicazione che percepiscono e rinviano, ma costruiscono anche, perché Sì. poi sorprendono, incuriosiscono proprio perché si parla di cose che piacciono. E quindi la felicità, ecco, la felicità è veramente un fenomeno importantissimo oggi, perché è composto da due elementi essenziali, che sono il piacere, no? Piacere vuol dire sto bene, mi sento a mio agio,
non c'è sofferenza mentre provo piacere e quindi tendo a stabilizzarlo, e poi la realizzazione di noi stessi. Quindi nella realizzazione di noi stessi, esattamente quello che tu accennavi prima, c'è l'altro aspetto della felicità. Però se io mi realizzo, tendenzialmente dovrei anche coinvolgere qualcun altro nella mia realizzazione. E quindi qui torniamo alla cellula originaria, che è l'individuo, ma l'individuo nel contesto familiare. Quindi ci realizziamo, ma ci realizziamo non a scapito di qualcuno, ci realizziamo rispettando i confini delle altre persone e accettando quindi un confronto, accettando quindi non di disprezzare mentre ci realizziamo, non di diciamo impaurire mentre ci realizziamo e non di distruggere mentre ci realizziamo. Questo è alcuni dei concetti che forse altre popolazioni della Terra hanno meno presenti, vivono meno come valore. Però un virus, la felicità, abbiamo detto, quindi si diffonde e potrebbe creare, come ha già creato in altre epoche degli ultimi anni, una certa virulenza e quindi un certo desiderio o di ottenere molto rapidamente questi elementi di felicità, a scapito o non a scapito, ma ottenerli, o diventare disprezzanti ed aggressivi verso chi ce l'ha e verso chi non accetta questo tipo di... Sì, c'è un altro aspetto, un'altra cosa che tu hai detto che mi ha colpito, l'espressione della viralità, il fatto che la felicità sia un virus. Hai spiegato anche cosa intendi, vorrei soltanto aggiungere che potrebbe essere intesa anche come una forma di malattia, nel senso, se la felicità è un po' un obbligo, se questa società ci propone la felicità come una cosa, devi essere felice. Non puoi non esserlo. Ecco, allora credo che questo modo di concepire la felicità possa invece crearci anche qualche problema, perché quando la forbice fra ciò che desidereremmo per essere felici e ciò che in realtà abbiamo, proviamo, è una forbice molto ampia, c'è molta distanza fra quello che vorremmo e quello che in realtà abbiamo in termini materiali e non, ecco, la sensazione di felicità penso che si allontani, e credo che in questa nostra società, ecco, uno degli aspetti sia proprio questo. Prima di venire in trasmissione il dottor Salvatico mi accennava per esempio alle problematiche che riguardano la fase dell'adolescenza, dove ci si trova in una condizione in cui talvolta la sensazione di non riuscire ad essere all'altezza della situazione, di ciò che la società, la famiglia, gli amici ci chiedono, è fortemente problematica. Esatto. Molto problematica, tanto da essere uno dei riferimenti, una delle frontiere della psicologia oggi, psicologia intesa come studio dello sviluppo della psiche, ma anche come osservazione attenta ed accurata di quelle che sono le problematiche di questi periodi storicamente importanti dell'evoluzione dell'individuo, di cui l'adolescenza è fondamentale perché è il territorio di passaggio tra l'infanzia, la fanciullezza e l'età adulta. Quindi lì si crea o si distrugge il patrimonio del futuro essere adulto, quindi del futuro adulto, ma del futuro padre, madre, del futuro professionista, lavoratore, del futuro uomo politico, del futuro della civiltà. E si prepara anche quello che è l'altra delle grandi frontiere, cioè prepariamo quell'individuo ad invecchiare, se potrà, se supererà gli ostacoli delle malattie, se riuscirà a gestire le emozioni, perché se gestirà le emozioni non sarà fragile, sarà adeguatamente preparato ad affrontare gli ostacoli che rinviano
cioè che attivano le emozioni e quindi necessitano di risposte. Ecco, tenete presente che quelle emozioni, come avete visto nel filmato, nel film di Walt Disney, ecco, vedevate che c'erano queste bocce di diverso colore che andavano verso una raccolta della memoria, eccetera. Lì quelle bocce creano una serie di una stratificazione, quindi di ricordi che sono gli strumenti operativi del nostro comportamento. Si assemblano questi ricordi e queste esperienze, quindi i ricordi legati alle emozioni che sono esperienze, si assommano e costituiscono delle sorte di isole, perlomeno Walt Disney le chiama così. Adesso chiediamo a Mariano di farcele solo vedere brevissimamente, ma questo solo per capire che dalla centrale operativa, dove ci sono le emozioni che si confrontano e fanno funzionare la tastiera che è il comportamento, il modo di essere di quella bimba, ci sono delle isole. Ecco, le stiamo vedendo. C'è quella dei giochi, che può essere chiamata la stupidera. Ecco, li vedete, li stanno guardando, eccola, guardatela. Questa, ecco, la bambina felice è lì, gioca, quindi sta facendo quelle cose che poi chiameremo anche da adulti la stupidera. Questa è quella delle amicizie, questa è quella dell'onestà. Eccola. E adesso guardate questa, che è quella della famiglia. Ecco, queste sono le isole su cui si costruisce il futuro, la strumentazione proprio per il futuro della bimba. Dobbiamo dire che quelle isole possono subire degli attacchi, soprattutto se tristezza non è soddisfatta, tristezza prende sopravvento, oppure rabbia prende sopravvento, non è più gestita alla console da gioia, che non è il concetto di gioia, cioè sono sempre felice. Gioia è l'elemento di equilibrio, l'elemento di stabilizzazione, che deve tenere un po' ordinate paura, rabbia e tristezza, e anche disgusto, perché il disgusto è anche disprezzo in certe sue accezioni. Per cui è tutto insieme questo grande macchina meravigliosa che è il nostro cervello, la nostra psiche, cioè il cervello in azione è la psiche, e la psiche in azione è il comportamento. E allora torniamo al discorso dell'adolescenza. Nell'adolescenza c'è un'emozione particolare che anche lì è un insieme, che è proprio uno stato psichico più complesso, fatto di più emozioni, che è la vergogna. Lo citavi tu prima. Perché vergogna? Perché nell'adolescenza l'essere umano, donna e uomo, cito prima la donna perché il cambiamento per la donna è veramente notevolissimo, molto visibile. Ecco, è un cambiamento tale per cui scatta il meccanismo del mi accettano o non mi accettano, sono adeguato a quello che si attende da me, la famiglia, la scuola, la società. Pensate, quindi un confronto continuo per cui, ecco, io vorrei citarvi, e la leggo, poi magari vi verrà in sovraimpressione, ecco, con il narcisismo imperante per un adolescente essere svergognato in qualcosa può costituire una vera e propria morte psicologica. È molto pesante, molto interessante quello che dici, però purtroppo c'è proprio anche la cronaca a ricordarci di quanto possa essere pesante, drammatico per un adolescente trovarsi ad essere svergognato, come hai detto tu, anche se magari la ragione per cui viene svergognato è agli occhi di un adulto, per esempio,
relativamente poco importante. Penso agli episodi di bullismo, per esempio, ecco, essere presi in giro a scuola dai compagni di classe per ragioni che riguardano, per esempio, il tuo aspetto fisico o il tuo modo di vestire non altrettanto trendy rispetto a loro, no? Ci fa, da adulti, speriamo abbastanza equilibrati, un po' sorridere. Però per l'adolescente che vive quella fase lì, in quel momento, tu lo dicevi prima, è molto importante, molto più importante di quanto appaia ai nostri occhi. Ecco, alcuni studiosi la definiscono un'esplosione atomica che è in grado di radere al suolo tutto e di distruggere, per esempio, così avete l'immagine precisa, quelle isole. Anche quelle della stupidera, che vuol dire la leggerezza, vuol dire la fantasia, vuol dire il lasciarci, cioè la ridarola, ecco. Sì, ecco, sì. Distrugge tutto. Pensate, quelle isole nel film si distruggono, cioè si sgretolano tutte. Si sgretola anche quella della famiglia, che non ha più la forza di difendere il suo, diciamo, il suo membro dalle interferenze dell'esterno. Il bullo diventa più potente di chiunque. Chi mi ha svergognato, chi mi ha fatto pensare di essere brutto, grasso, mi fa sentire anche, scusate il brutto termine, ma è così che si dice, sfigato. Ecco, tenete presente che la somma di questi elementi è una morte psicologica e ha l'equivalente di radere al suolo tutto quello che in anni noi abbiamo costruito. Cosa dobbiamo fare operativamente? Non possiamo pensare di intervenire, dover curare, tra virgolette, cioè fare una psicoterapia a troppe persone, perché non avrebbe significato. Noi dobbiamo prevenire tutto questo, dobbiamo recuperare dei valori di dialogo e dei valori di valutazione ed espressione delle emozioni. Dobbiamo veramente insistere, Mario, su questo, perché i genitori stanno dimenticando un po', e lo vediamo dai risultati, dai piccoli nel senso dai giovani pazienti che vediamo e che abbiamo cominciato a vedere grazie ad un percorso diagnostico terapeutico accreditato che la regione Piemonte c'è, si sta diffondendo anche in altre regioni, grazie ad un assessorato alla sanità, devo dire, molto attento, che ha fatto un percorso diagnostico terapeutico proprio sugli adolescenti. Quindi noi abbiamo la possibilità di seguire questo mondo adolescenziale, di capire che c'è una percentuale troppo alta di adolescenti in difficoltà, ragazze e ragazzi, che diventano a volte aggressivi e diventano bulli. E attenzione, perché dal bullo all'essere una persona che infastidisce le ragazze, che le perseguita, che non dico debba arrivare al fenomeno del femminicidio, ma certamente sviluppa degli elementi di aggressività, di disprezzo, di paura, disprezzo, perché poi si ha paura di qualcosa e si finisce per disprezzarlo e quindi poi per evitarlo, o prima o dopo il disprezzo. Quindi dobbiamo stare molto attenti, lo dico ai genitori, lo dico agli educatori. Avete ragione a lamentarvi della difficoltà di affrontare questi problemi, ma dobbiamo partire prima, dobbiamo partire dall'infanzia, dobbiamo partire, come è partito Walt Disney, da imparare a conoscere, gestire e provare a elaborare queste benedette emozioni. Emozioni che sono una delle cose più interessanti che ha la psiche dell'individuo, ma sono anche tra le più pericolose, proprio per il loro significato, per la pregnanza che hanno. Ecco, quindi anche quello che fa, giustamente può fare la carta stampata, è quello di aiutare, secondo me. Poco fa tu dicevi della opportunità, necessità di insistere molto, per esempio, sul dialogo. Lo noto anche da genitore, anche se ormai di un giovane uomo più che di un bambino.
ma lo vedo in persone un po' più giovani di me che a loro volta hanno figli o figlie più piccoli, devo ammettere che il tempo che trascorriamo, dedichiamo ai nostri bambini, ma vorrei dire più che dedichiamo, trascorriamo con, perché è già di per sé un piacere poter stare con delle persone giovani che ci riservano tante emozioni. Tante emozioni. Ecco, è molto bello, però è anche una delle possibilità di dialogare con loro, di dare a loro la possibilità di comunicarci queste emozioni e quindi anche di, semmai, gestirle insieme o comunque di poterle esplicitare. Sono tempi che probabilmente il passato più recente aveva più dilatati e che invece adesso, per ragioni di lavoro, perché sovente, troppo sovente, siamo molto ripiegati sui nostri telefonini, sui nostri tablet, a vedere cose che, tutto sommato, a fine giornata, se facciamo un bilancio, ecco, non è che aver visto il post di Tizio piuttosto che di Caio sia più interessante, più divertente di aver visto il meraviglioso sorriso di un nipote o di una nipotina, è vero? Su questo tu sfondo una porta girevolissima. Sì, perché come sanno quelli che mi conoscono come te molto vicino, io sono affetto da una nonnite acutissima e quindi mi rivolgo proprio anche ai nonni per dire che noi viviamo forse a volte in maniera un po' eccessiva certe emozioni. Bene, non dobbiamo averne paura, credetemi, dobbiamo viverle dentro di noi e provare ad interpretarle per i nostri nipoti, in maniera da sollevare anche un po' i genitori dal compito di rielaborarle e dal compito di difendere l'opportunità che il mondo delle emozioni ha per far crescere questo essere umano di questo terzo millennio, che ci auguriamo sia, non dico migliore, ma sia adeguato alle nostre possibilità tecnologiche, esistenziali, eccetera. Se ti dovessi presentare come leader di un partito dei nonni, a questo punto avresti sicuramente un successo strepitoso. Chi lo sa, chi lo sa. No. Tu sei, tra l'altro, adesso non... Ma l'aspetto anche del dottor Salvatico è tale che è difficile immaginarlo come nonno. È vero, sembra più giovane. E dall'altra parte devo dire che io, che insomma lo frequento abbastanza, mi intenerisce me il fatto che lui sia così intenerito dai suoi nipoti. È uno degli aspetti del suo carattere, della sua persona, che mi piace tantissimo e credo che insomma effettivamente rinunciamo, mettiamo da parte ogni tanto questi strumenti che ci attirano tanto, stiamo con le altre persone. Lo so che è un po' retorico, lo capisco, però sarà retorico, ma è quanto mai reale, perché ripeto, è fondamentale che noi riusciamo proprio a dare dei vissuti e dare nome e cognome alle emozioni e dare loro la possibilità di manifestarsi per poi gradualizzare, per aiutare a governare, aiutare a sviluppare questo strumento meraviglioso. Vi ricordo, per concludere, perché stiamo proprio concludendo, che esiste ovviamente anche una dimensione clinica delle emozioni, nel senso che attraverso la rielaborazione clinica delle emozioni si affrontano le problematiche psicopatologiche. E quindi vi invito a riflettere sulle emozioni, su quella che noi chiamiamo igiene mentale delle emozioni, e vi do appuntamento con questo compitino. Bravo, questo compitino. Compitino estivo, compitino, diciamo, delle vacanze. Estivo, compitino, esatto, delle vacanze. Sì. Con questo compitino estivo vi do appuntamento a quest'autunno. Ci rivedremo probabilmente in ottobre. Mi auguro, abbiate voglia di continuare a seguirci. Troverete un programma sempre con me, speriamo, e Mario, spero che tu sia con me, che ringrazio tantissimo perché è fondamentale per me avere lui qui con cui collaborare e con cui pensare anche queste trasmissioni. E vi aspetto, proseguiremo a cercare, come abbiamo fatto in questo ultimo periodo, di portare qui delle emozioni accompagnate dalle persone che le vivono.
Grazie per averci seguito, grazie per la pazienza, per la fedeltà e buona estate a tutti. Grazie Mario. Grazie Luigi. Arrivederci.